Firmare un patto con le nuove generazioni per prendersi cura del pianeta e dei suoi abitanti. È stato questo lo scopo della visita di Papa Francesco ad Assisi. Una visita diversa perché dedicata completamente ai giovani di Economy of Francesco, che dopo un'elaborazione durata 3 anni hanno scritto un documento contenente una nuova economia mondiale. Papa Francesco è atterrato intorno alle 9:30 ed una volta sceso dall'elicottero ha percorso in carrozzina un tratto del percorso verso il Teatro Lyric, durante il quale si è però fermato ed alzato, appoggiato ad un bastone, dirigendosi verso i bambini, con i quali si è fermato a parlare, poggiando spesso la sua mano sulle loro teste per una carezza. Ad accoglierlo anche una delegazione di giovani di Economy of Francesco, alcuni dei quali provenienti dall'Argentina. Poi, all'ingresso nel teatro, il saluto delle autorità. Ad attenderlo, tra gli altri, la presidente della regione, Donatella Tesei, il vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentini, e quello di Perugia, Ivan Maffeis, insieme al cardinale Gualtiero Bassetti e la sindaca di Assisi, Stefania Proietti. Si sono poi susseguite numerose testimonianze dei giovani provenienti da oltre 100 paesi del mondo che hanno partecipato al progetto di Economy of Francesco. Il pontefice ha ascoltato attentamente prima di tenere il suo discorso. State vivendo la vostra giovinezza in un'epoca non facile. La crisi ambientale, poi la pandemia e ora la guerra in Ucraina e le altre guerre che continuano da anni in diversi paesi, stiamo segnando la nostra vita. La nostra generazione vi ha lasciato in eredità molte ricchezze, ma non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo custodendo la pace. Voi siete chiamati a diventare artigiani e costruttori della casa comune. Una casa comune che sta andando in rovina, diciamolo. E così. Una nuova economia ispirata a Francesco di Assisi oggi può essere un'economia amica della terra, un'economia di pace. Si tratta di trasformare l'economia che uccide in un'economia della vita. Voi ci siete, non solo ci sarete domani, no, oggi, ci siete, oggi. Voi non siete soltanto il non ancora, siete il già, siete il presente. La terra brucia oggi ed è oggi che dobbiamo cambiare a tutti i livelli.